Perché abbiamo scelto la forma del seminario per discutere del tema della riforma elettorale, che è il tema di grandissima attualità, ormai presente tutti i giorni sui grandi mass media? Perché il dibattito si è riaperto e la forma del seminario, almeno noi come Associazione di Cultura Politica e il Cantiere, la riteniamo la forma possibile per una riforma veramente in senso uninominale e maggioritario, lasciando appunto aperte le varie possibilità e le varie discussioni che da questo punto di partenza possono venire. Quindi la possibilità del metodo liberale, che è basato appunto sul dialogo e sul contraddittorio, sulla possibilità appunto di ascoltare gli altri e attraverso gli altri poter proporre la propria idea e farla conoscere, fare in modo che queste idee possano circolare. Perché che cosa è successo oggi nel dibattito politico? Che l'idea della riforma in senso uninominale e maggioritario è scomparsa dal dibattito, non è più un'idea che circola. Eppure nel 1991 prima e poi il referendum sempre nel 1993, il 90% dei cittadini italiani, si è espresso chiaramente per l'abrogazione del sistema proporzionale e per una riforma in tal senso. Non voglio adesso anticipare idee mie personali su quale modello preferirei, ma il seminario è proprio la forma attraverso appunto l'intelligenza collettiva, cioè la possibilità di pensare insieme il cambiamento, perché attraverso i vecchi metodi, i vecchi meccanismi che hanno prodotto la crisi attuale, che ci impediscono di uscire dalla crisi, che non è soltanto una crisi economica, ma è una crisi politica, è una crisi istituzionale. Per poter uscire da questa crisi non possiamo pensare di farlo contro qualcuno, bisogna farlo insieme. Non si tratta più di vincere, ma di convincere, di vincere con, di vincere insieme. L'idea di vincere e del perdere è dei perdenti, i perdenti che hanno rinunciato ai propri sogni, alle proprie ideali, alle proprie idee per salire o scendere verso il potere. Ma quale potere? Il potere con se stesso, il potere per il potere, che poi diventa affarismo, cupidigia, avidità, egoismo. È questo che ci ha portato alla crisi che stiamo vivendo. Questo modo, questo metodo, che non è metodo liberale, è metodo illiberale, non è metodo democratico, è antidemocratico. Una cosa sola per accennare al dibattito attuale. Non si può, a mio parere, pensare di fare una riforma elettorale contro, a meno che non sia una riforma elettorale che non utilizzi il metodo liberale, contro i piccoli partiti. Che poi i piccoli partiti possano essere poi considerati in un certo qual modo non strategici per una riforma elettorale, ma non si può cancellare una cultura politica attraverso una legge arbitraria. La cultura politica, noi abbiamo messo su un'associazione, il Cantiere, l'abbiamo chiamata Associazione di Cultura Politica, è Luigi Einaudi che ce lo diceva, politica è cultura, cultura è politica. Abbiamo perso la cultura, abbiamo perso la politica, non abbiamo più la politica, abbiamo i politicanti. Dobbiamo ridare, restituire al termine politica e al termine politico, all'uomo politico, una valenza positiva di impegno civile e civico, di ricerca, di concepire il nuovo possibile. Quindi la possibilità attraverso il metodo liberale di aprire la nostra società e non di chiuderci nel nostro egoismo. Quindi la riforma della legge elettorale non è un elemento tecnico che solo per addetti ai lavori, è l'accusa che fanno coloro che vogliono gestire il potere e non vogliono che i cittadini si interessino di questo problema. Già con il referendum del 91-93, pensiamo alla battaglia, comunque l'hanno fatta soprattutto i radicali, Marco Pannella, ma anche Mario Segni e tutti coloro che si impegnarono in quel momento per quel referendum. Bene, abbiamo visto già all'epoca, 20 anni fa, come i cittadini italiani si fossero appassionati a questa cosa. Non è vero che è un elemento tecnico,
cibo. È un argomento politico. L'uomo è un animale politico, cioè l'uomo è un animale sociale, cioè l'uomo è un animale socievole. È questa la strada, cioè la possibilità di rimettere in circolo queste idee, rimettere sul tavolo del dibattito politico come base di un animale maggioritario, come diceva Luigi Naudi, con i collegi piccoli. Poi possiamo discutere. E dico di più, il Partito Democratico, per esempio, anche dall'Assemblea Nazionale, si era espresso chiaramente per questo modello, questo sistema, preferendo, nel caso specifico, il modello a doppio turno alla francese, quindi anche semipresidenzialismo, va bene, ma era proprio il connotato da cui è nato il PD. Cioè nasce su quell'idea, con una logica del sistema politico dell'alternanza, ma anche Forza Italia. Ma Forza Italia nel 94, una cosa non si può togliere a Forza Italia e quindi a Silvio Berlusconi tra le varie critiche che si possono fare, una cosa li riconoscono tutti, la discesa in campo di Berlusconi e la nascita di Forza Italia permette il sistema politico dell'alternanza, cioè chi vince governa, chi perde dall'opposizione e contrarre l'operato della maggioranza che sostiene il governo e del governo stesso. Quindi sono idee che non appartengono, diciamo, soltanto ai cittadini, che ancora oggi, se si fa un sondaggio, penso che all'80% sono contrari al proporzionale, ma i partiti stessi che oggi si ripresentano come protagonisti di questo dibattito politico nascono su quella idea, su quel punto, cioè è un elemento fondante sia per Forza Italia che per il PD, per il Partito Democratico. Non è un motivo tra i tanti, è la ragione sociale, uno potrebbe dire, come io dico, certo il sistema politico dall'alternanza, che però in questi 20 anni non ha dimostrato di porre alternative, è rimasta solo un'alternanza tra due possibilità, in realtà tra loro spesso e volentieri soci in affari. Questo lo possiamo dire, sono diverse, non sono uguali, ma sono spesso soci in affari. Pannella definisce il monopartitismo imperfetto. Ecco, persone e territorio, dice il titolo di questo seminario. Perché persone e territorio? Perché il candidato deve essere espressione del territorio, deve essere un uomo, una donna, una persona che è espressione stessa dei cittadini che vivono quel territorio, di quel collegio, di quella realtà piccola, dove il candidato possa essere conosciuto, possa essere diciamo anche criticato, ma nel rapporto con gli elettori. Sappiamo invece come è andata con una legge elettorale, prima il Mattarellum, poi aggravata ancora di più con il Porcellum, dove si è perso questo rapporto tra il candidato e gli elettori, quindi di conseguenza tra l'eletto e l'elettore. Questo ha creato inevitabilmente una dicotomia, un distacco tra il palazzo e quindi gli eletti e i cittadini. Per cui gli eletti devono rispondere alla segreteria di partito, a capo corrente e a coloro che gli possono assicurare la candidatura la volta successiva. Io voto a Frosinone, che è il collegio Lazio 2, la circoscrizione Lazio 2, ebbene, che comprende tutte e quattro le province del Lazio, esclusa Roma. Io ho votato nel 2008 il PD, perché c'era anche un candidato comunque radicale all'interno delle liste, in quel caso Matteo Mecacci. Io volevo votare per Matteo Mecacci, ma all'interno di quella lista c'erano anche persone che non mi piacevano, non le avrei votate, e precedevano Matteo Mecacci in quella lista, non le avrei votate, però ho votato lo stesso, e votando per la persona che volevo, in quelle liste bloccate ho votato anche altre persone che non avrei voluto votare. Le liste come si propongono oggi, anche piccole, però bloccate, creano la stessa situazione, perché io votando la lista, cioè votando il partito, finisco per votare delle persone a pacchetto, e non è detto che siano tutte persone a cui io voglio riporre la mia fiducia e la mia stima e quindi il mio voto. Questi sono alcuni elementi, quindi la cosa che mi interessa è proprio diciamo, sottolineare il rapporto tra la persona e il territorio, e il collegio piccolo secondo me offre questa possibilità,
e diciamo che il Mattarellum al 75% dava questo sistema, sì, perché quel 75% era un uninominale maggioritario e poi c'era un 25% di proporzionale. Dovremmo cambiare proprio mentalità, secondo me, cioè passare dal fatto di votare il partito e quindi la logica proporzionale alla possibilità di votare la persona, cioè la logica uninominale. Da questo punto di partenza, secondo me, si può discutere, ecco perché è stato importante l'intervento di Luigi Marconi, perché bisogna cambiare i metodi e anche la legge elettorale non è altro che un metodo, un meccanismo che determina a livello istituzionale la democrazia del nostro paese e si porta dietro quindi anche le riforme costituzionali, si apre il discorso sul semipresidenzialismo, presidenzialismo, sul bicameralismo perfetto, apre una serie di cose che rappresentano non qualcosa di tecnico ma la forma stessa della nostra democrazia. Personalmente con il cantiere riteniamo che la democrazia che dobbiamo realizzare è quella liberale, è quella democrazia liberale che non soffoca le minoranze ma permette a tutte le minoranze di poter esistere, di potersi esprimere, anzi di poter essere potenzialmente delle future maggioranze, quindi di essere conosciute, di avere gli spazi per essere conosciute e votate quindi, e quindi premiate se lavorano bene, mentre con dei meccanismi arbitrari si rischia di lasciare fuori delle culture politiche non attraverso un percorso virtuoso, ma attraverso un discorso di antagonismo verso i piccoli partiti, che vanno superati in un'altra logica, cioè una logica, secondo me, che va verso una democrazia liberale con il sistema uninominale e maggioritario. Speriamo che questo dibattito possa arrivare anche al di fuori di questa stanza, anche grazie a Radio Radicale e a Libera TV con Gianni Colacione, che può far conoscere quanto stiamo dicendo e far rimettere sul campo diciamo attualmente la partitocrazia italiana anche la possibilità di uscire dalla crisi non guardando indietro ma andando avanti.